Grazie, mi spiace spezzare un po' questa corrispondenza d'amorosi sensi in cui tutta l'Aula si dichiara a favore di questa nuova apoteosi del cemento, ma ci sarà qualcuno che voterà contrario alla delibera e sarà il Movimento 5 Stelle, per cui ci distingueremo anche in questa occasione per il voto contrario. Ma non tanto perché ci sia una posizione pregiudiziale contro la realizzazione di parcheggi pertinenziali o di parcheggi interrati, nel senso che se si può realizzare un parcheggio pertinenziale in un'area che ne ha effettivamente bisogno, senza danneggiare l'ambiente, senza devastare l'area per anni col cantiere, insomma in condizioni che lo facciano, che lo permettano senza che i danni siano superiori ai vantaggi, allora si può benissimo fare. Però questa non è onestamente la situazione in cui ci troviamo, almeno per molti dei parcheggi che, nonostante l'eliminazione di quelli più contestati dalla cittadinanza, ancora restano e resteranno in questo provvedimento. Intanto la prima osservazione che facciamo è che questo provvedimento non è il frutto di un piano organico a livello di viabilità, è un piano nel senso che prende 20 locazioni e le mette in uno stesso documento, dicendo questo è il piano parcheggi, ma non abbiamo visto durante la discussione una valutazione dettagliata per le varie aree delle necessità della viabilità nel suo complesso, tenendo conto anche non soltanto della necessità eventuale di parcheggi, ma ad esempio della disposizione della sosta a pagamento, dei trasporti pubblici che viaggiano per la zona che la servono e che potrebbero magari venire modificati e quindi avere un effetto sulla necessità di parcheggi, o delle forme di mobilità alternativa, o della disponibilità del car sharing, del bike sharing, e insomma di tutte le altre possibilità di mobilità e nemmeno delle possibili pedonalizzazioni che magari anche queste cambierebbero la necessità di parcheggio e i problemi di parcheggio nell'area. Per cui quello che ci saremmo aspettati onestamente era di vedere zona per zona di Torino una trattazione dei problemi della viabilità e del traffico, del trasporto della zona che giustificasse il fatto che proprio in quel punto lì poteva essere utile fare dei box pertinenziali. In realtà si è semplicemente assistito a un elenco di zone appunto tirate fuori dagli uffici su suggerimenti di ogni genere, poi un po' contrattate, negoziate, alcune sono state tolte, altre sono state aggiunte, la circoscrizione non vuole quella ma vuole quell'altra e così via, e si è arrivati a una lista definitiva. È una lista definitiva che comprende però diversi interventi, onestamente, che a noi risultano ancora devastanti, a partire da quelli nelle piazze auliche centrali di Piazza Paolo Capa e Piazza Lagrange, da quelli di Corso Marconi, che nonostante su questo ci sia un dialogo con l'assessore, il disegno del progetto del parcheggio di Corso Marconi che ci è stato consegnato occupa anche l'area dell'Alberata, quindi presuppongo che voglia dire che l'Alberata sarà abbattuta, a meno che non ci dicano che poi gli alberi vengono sollevati, portati, rimessi, eccetera. Diciamo che in passato, quando sono stati tentati questi interventi, il risultato è sempre stato inevitabilmente la morte degli alberi. E poi, come questi, ce ne sono diversi. Noi abbiamo deciso di proporre una serie di emendamenti per la rimozione di tutti i parcheggi dove vi fosse o un parere negativo della circoscrizione, che peraltro è stato bellamente ignorato, nel senso che anzi le circoscrizioni spesso non sono neanche state consultate direttamente, almeno dalla Commissione, per capire perché avessero dato parere negativo, oppure anche il parere, dove magari il parere era positivo addirittura dalla circoscrizione, ma ci sembrava che l'impatto devastante, come per le piazze auliche, fosse tale da suggerirne l'eliminazione. E poi un altro problema che non viene considerato è l'impatto che questo avrà sulla città, in particolare con i cantieri. Vorrei ricordare che ci sono ancora diversi cantieri della vecchia tornata di parcheggi che pure risale a 4-5 anni fa, ancora in corso, non finiti, abbandonati a metà. Ci sono tanti interventi che sono iniziati e non sono finiti, da Corso Gallo Ferraris, Piazza Aldo Moro, Piazza Chironi, e in alcuni casi sono rimasti lì col cantiere in mezzo, i negozi bloccati con l'impossibilità di attirare clienti in maniera ragionevole, gli abitanti disperati perché non hanno più né il parcheggio vecchio né quello nuovo. E quindi abbiamo anche molta preoccupazione che, nonostante tutte le rassicurazioni, anche in questo caso alcuni di questi interventi finiranno in questa situazione. Chiudiamo dicendo che secondo noi il problema vero è che non c'è bisogno di parcheggi in senso stretto. È vero che in molte zone di Torino mancano i parcheggi e quindi se si possono realizzare dei parcheggi notturni si può anche fare, però Torino ha bisogno di un ripensamento generale della sua mobilità. E quindi ci auguriamo che la solerzia vista finora nel portare avanti questo piano di parcheggi e portarlo in aula e farlo approvare si veda anche su altri elementi, perché ad esempio il famoso bici plan che è previsto dal PUNS, ormai approvato da quasi 2 anni, ancora non si vede all'orizzonte nonostante sia stato promesso infinite volte. Quindi insomma ci sembra che poi, oltre a parlare tanto di mobilità sostenibile, forse bisognerebbe anche farlo e non privilegiare poi alla fine la solita vecchia intervento per l'automobile privata a colpi di cemento interrato nella nostra città. Per tutte queste ragioni non possiamo che votare contro a questa delibera e quindi questa è la nostra posizione. Grazie.